saluto. Intanto andiamo per gradi. Giuseppe Lauria, che è con me per questa parte di live. Ciao Giuseppe. Buongiorno, buongiorno Manuela, un caro saluto a tutti. Grazie, grazie per essere con noi. Allora, intanto ti chiedo un commento sulla Fed in generale, naturalmente anche perché andremo a vedere come adesso la situazione potrà impattare poi nel tuo settore di riferimento, appunto quello delle commodities. Allora, da una parte nessuna sorpresa, dall'altra però insomma l'atteggiamento da falco di Powell e della Fed ha cominciato a intravedersi effettivamente. Beh certo, in realtà nulla di nuovo e chiaramente come sempre le decisioni della Fed vanno sicuramente a volte a creare anche dei veri e propri contraccolpi non solo sugli indici ma anche sulle materie prime. Beh certo Manuela, dinanzi ad un aumento dei prezzi del 7% unito alla ripresa del mercato del lavoro, per certi aspetti ha reso anche necessaria una normalizzazione, si tende a cercare di normalizzare la politica monetaria con la Fed che appunto nell'ultima riunione di dicembre lo abbiamo anche commentato, aveva dichiarato sostanzialmente che terminerà il programma d'emergenza d'acquisto di asset nel mese di marzo, e chiaramente tutto questo ha influito e continuerà ad influire su tutte quelle oscillazioni che continuiamo a monitorare costantemente. Pensiamo a ciò che è accaduto, che sta accadendo sul dollaro, quando i tassi di interesse vengono rialzati, il costo del denaro aumenta e quindi quello che sta avvenendo negli Stati Uniti, il dollaro sale di valore e di conseguenza c'è un certo impatto in maniera a volte anche netta e decisa su determinate materie prime. Quindi il tema delle banche centrali è un tema predominante che dobbiamo costantemente seguire e tenere sotto stretta osservazione se immaginiamo ad esempio di entrare a mercato su oro, argento, ma non solo, anche su materie prime energetiche, senza dimenticare, Emanuela, chiaramente il contesto internazionale, gli scenari che commentavamo prima della diretta. Assolutamente sì, intanto guarda Giuseppe, effettivamente tutto parte dall'andamento del dollaro, andiamo a vedere il movimento che abbiamo visto appunto già da ieri. Con l'euro dollaro in questo momento l'euro è sceso, diciamo il cambio è sceso sotto la soglia dell'1,12, siamo 1,1199, questa colata a picco dell'euro nei confronti del dollaro, insomma era prevedibile Giuseppe? Beh certo, dinanzi a questi scenari era, diciamo qui nessuno ha la sfera di cristallo, però a volte un po' come da manuale certe oscillazioni ce le potevamo un po' aspettare, così come ad esempio Manuela ciò che sta accadendo su uno degli indici di riferimento delle materie prime. Io spesso ho sotto stretta osservazione il CRB index, ma non solo, attualmente ci troviamo in area 251 punti e siamo sostanzialmente ai livelli del 2009-2010, ma questo indice ha ancora a mio avviso un po' di strada da fare, quindi ne vedremo delle belle, continuiamo a vedere delle belle sulle materie prime e su particolari materie prime. Quindi esatto, esatto. Allora, ovviamente, giusto per chiudere il cerchio della Fed, tema portante l'inflazione, si è ancora fatto riferimento proprio allo sbilanciamento certo. Che c'è tra la domanda e l'offerta, no? Che poi è quello che causa l'innalzamento dei prezzi, certo. Proprio a partire dalle materie prime, così arriviamo lì. Però anche tu l'hai detto, insomma, non possiamo non considerare in questo momento tutto il contesto internazionale e anche con gli scenari, diciamo così, geopolitici che abbiamo di fronte, che sono sia problematici a livello diplomatico, ma a livello economico, insomma, rendono tutto ancora più complicato. Guerra Ucraina-Russia e materie prime, facciamo un po' il punto Giuseppe con te, primo argomento di questo tuo spazio. Allora, è impossibile pensare che appunto questa tensione che c'è tra l'Ucraina e la Russia non vada a impattare sulle materie prime, soprattutto su alcune, perché entrano in gioco dei ruoli commerciali, no? dei paesi di riferimento. Allora, da dove vogliamo partire? Dalle materie prime che rischiano di essere più penalizzate? Sì Manuela, in realtà sono differenti le materie, pensiamo ad esempio a ciò che è accaduto, che sta accadendo su una delle materie prime di riferimento per quel che riguarda i livelli di estrazione in Russia, ossia il palladio, ma è solo un esempio.
spesso ci siamo soffermati, attualmente ci troviamo in area 2330 dollari l'oncia, una performance netta e decisa, spesso ci siamo soffermati sui livelli da monitorare in più occasioni, sottolineando questo aspetto, ossia attenzionare i 2100 dollari l'oncia, che un eventuale superamento di tale livello avrebbe ulteriormente magari alimentato ulteriori fasi di acquisto. È chiaro che un livello interessante potrebbe essere un successivo superamento di area 2560-2570, che potrebbe ricalamitare il palladio all'interno di quell'area, insomma, dove veleggiava tra i mesi di aprile e giugno dello scorso anno. Che cosa sta accadendo? Anche il palladio, così come petrolio e natural gas, sono strettamente collegati, ma non solo, anche altri metalli, alla questione relativa, alla tensione relativa ai rapporti internazionali tra Russia ed Ucraina. Ricordiamo che proprio in Russia è presente, quindi c'è il timore di un deficit di offerta, e anche questo sta contribuendo alla crescita della quotazione del palladio. Ricordiamo che proprio in Russia c'è una delle principali aziende, società che si dedica all'estrazione del palladio, la famosa Norilsk Nickel, che in più occasioni abbiamo anche citato, anche ad esempio per determinati problemi relativi ad alcuni disastri ambientali che ci sono stati ad esempio nel 2020. Ebbene, questo aspetto sta influendo, questa tensione sta influendo anche sulla crescita del palladio. Pensiamo, Manuela, ad esempio, per fare un esempio, per collegarci un attimino a ciò che è accaduto, ad esempio sull'alluminio. L'alluminio, al netto di fattori strettamente economici legati a domanda ed offerta, una delle ragioni che in passato ha influito sulla crescita dell'alluminio è ad esempio il colpo di stato che c'è stato in Guinea, dove si estrae moltissima bauxite, timore del colpo di stato, moltissima bauxite utile a ricavare. Mm-hmm. Quindi io invito sempre ad attenzionare non solo report, dati, domande. Certo. Chiariamo anche questo aspetto proprio per il discorso della produzione russa. Tu hai citato anche l'alluminio, no? Perché vanno dati dei riferimenti, altrimenti giustamente si dice cosa può succedere. Intanto bisogna dire che adesso bisognerà capire cosa succederà proprio a livello diplomatico, se arriveranno delle sanzioni alla Russia, perché in quel caso lo scenario potrebbe essere davvero impattante per le materie prime, soprattutto per quelle di produzione, no? Per cui la Russia è leader sostanzialmente. Per quanto riguarda l'alluminio, natural gas, per esempio. Esatto, poi ci arriviamo al natural gas. Per quanto riguarda l'alluminio, la produzione russa di alluminio primario rappresenta circa il 6% della produzione mondiale, ma abbiamo al momento attuale, correggimi se sto dicendo qualcosa di sbagliato, il mercato globale dell'alluminio che è già in deficit, quindi se ci fosse un'ulteriore penalità in tutto il mercato, potrebbero esserci dei seri problemi, per questo che per l'alluminio potrebbe essere un duro colpo, insomma, se arrivassero sanzioni, se la Russia, diciamo, battesse in ritirata, mettiamola così, no? Certo, stretta conseguenza anche sul palladio. Ricordiamo che il palladio è molto utilizzato, richiesto tantissimo negli ultimi mesi, soprattutto nel 2020 e 2021 dalla Cina, ma è utilizzato fortemente, ma non solo, ad esempio per le marmitte catalitiche, quindi se pensiamo tutto al comparto legato all'auto, al fine di ridurre le emissioni in atmosfera. Ci sono anche tanti altri utilizzi sul palladio, ma è chiaro che palladio e alluminio, così come altre materie prime, sono strettamente collegate anche ad aspetti di natura geopolitica, e chiaramente le tensioni che continuano ad alimentarsi quel territorio alimentano anche le preoccupazioni di molti operatori, di molti investitori. Ok, altro argomento: petrolio che va verso i 90 dollari al barile, continua la scalata, e il natural gas di nuovo sopra i 4 dollari. Allora, anche qui abbiamo già citato il natural gas perché appunto anche lì la Russia riveste un ruolo da leader, e se dovessero arrivare delle sanzioni si farebbe da parte, ma questo penalizzerebbe un po' tutto il commercio, insomma, ecco.
Partiamo da qui e andiamo a vedere, insomma, quali sono le tue previsioni su natural gas. Partiamo da qui e poi da petrolio, sul petrolio. Allora, sul natural gas attualmente ci troviamo il riferimento europeo, il TTF olandese dei Paesi Bassi, siamo oggigiorno in area 91 euro per megawattora. Dico sempre di non commettere l'errore sostanzialmente di unire i contesti, ci sono scenari diversi per quel che riguarda il mercato statunitense e quello europeo, noi dipendiamo molto dalla Russia, abbiamo più volte commentato ciò che è accaduto rispetto alla diatriba tra l'Europa, l'Unione Europea e la Russia, Gazprom e quant'altro per via di le forniture, la riduzione delle forniture di gas da parte della Russia nei confronti dell'Unione Europea, quindi la parte occidentale, ma in realtà il vero problema, secondo me, e l'Europa dovrebbe sostanzialmente attraverso uno scatto di reni cercare di riorganizzare un attimino la politica energetica. L'Europa pagherà sostanzialmente circa 1.000 miliardi di dollari contro i 300 dello scorso anno. C'è il problema dell'approvazione, della certificazione ancora manca di Nord Stream 2 e chiaramente si punta spesso il dito contro la Russia, ma allo stesso tempo, perché mi chiedo, già da quest'estate noi evidenziavamo livelli di stoccaggio preoccupanti nei principali siti di stoccaggio europei, perché l'Europa fondamentalmente non si è organizzata in maniera tempestiva, ma allo stesso tempo perché non si immagina di rivedere, ad esempio, i famosi contratti a lungo termine che possono sostanzialmente fornire dei prezzi differenti rispetto alle oscillazioni che costantemente visualizziamo. Quindi il tema della Russia è predominante, preponderante. La certificazione di Nord Stream 2 può risultare chiaramente fondamentale, c'è ancora la mancata certificazione, c'è un aumento dei livelli di esportazione da parte degli Stati Uniti d'America, non solo verso il mercato asiatico, ma anche verso il mercato europeo. Ci sono dei siti importanti come ad esempio quello, il famoso Sabine Pass che si trova negli Stati Uniti, che ha sostanzialmente fornito dei dati molto interessanti. È un sito che si trova sostanzialmente in Louisiana, quindi c'è un aumento che certifica, insomma, un aumento dei livelli di esportazione. Sul gas europeo è chiaro, Manuela, che se non si dovessero sostanzialmente prendere delle decisioni nette e decise, strutturali di lungo termine, è chiaro che potremmo andare incontro anche in futuro a nuovi scenari, potremmo rivedere Certo. lo stesso film di questi Intanto, scenari. Giuseppe, fammi dare questa notizia proprio a livello diplomatico, sulla crisi Russia-Ucraina. Potrebbe passare, come tutti auspicano, appunto dalla via diplomatica, la soluzione a questa grave crisi a cui stiamo assistendo, perché dal Ministero degli Esteri russo è arrivata la conferma che negli Stati Uniti, scusate, che gli Stati Uniti hanno inviato una risposta scritta alle richieste di sicurezza di Mosca su Ucraina e NATO. In particolare viene chiesto che sia sancito il ritiro delle truppe NATO da Bulgaria, Romania e dagli altri paesi dell'Europa centro-orientale dopo la caduta dell'URSS, membri NATO, e la rinuncia ad un allargamento ad est. Insomma, diciamo che si sta cercando di risolvere la situazione in modo diplomatico. C'è un amico, domanda, poi ti faccio continuare. Anche il platino può essere influenzato dalle tensioni, che chiede questo. Diciamo che i metalli possono essere interessati alle tensioni, se, soprattutto se arrivano sanzioni, mi pare di aver capito, no? Sì, assolutamente sì. Anche il platino, ma non solo, pensiamo ad altri metalli industriali che sono strettamente collegati e che sono protagonisti per quel che riguarda le estrazioni in quel territorio. Pensiamo ad esempio anche al nickel, ma ce ne sono Sì. molti altri, insomma. Quindi è chiaro che la questione russa è fondamentale. Il rischio, Manuela, è che tutti gli interventi che anche il nostro governo ha
messo in atto per ridurre le bollette, per ridurre il costo dell'energia, rischiano, a mio avviso, di essere un momentaneo palliativo se non si prendono costantemente decisioni strutturali. Bravo, bravo, bravo. Un dialogo con la Russia, insomma, è importante. Questo è fondamentale, e peraltro c'è chi molto molto provocatoriamente dice che in questi giorni il Ministero degli Esteri sta seguendo solo il balletto del Quirinale e appunto non si lascia invece giustamente interessare da tutte queste questquestioni. Va bene, speriamo bene, speriamo che arrivi il nome del Presidente, così almeno ci possiamo ridedicare a tutto quanto. Petrolio, allora, siamo a 90, siamo col Brent a 89,84, con il WTI 87,27, insomma stiamo andando veloci verso i 90 e oltre. Beh, è chiaro che sul petrolio abbiamo costantemente, ci siamo soffermati costantemente su la struttura di mercato in backwardation, cioè sostanzialmente volendo disegnare una curva forward, cioè i vari contratti future, cioè quella curva che unisce i prezzi dei future con scadenze differenti, la curva è inclinata negativamente. Questo mette in evidenza un aspetto importante, che c'è sete di petrolio, c'è è presente, esiste, Emanuela, anche le stime per quel che riguarda l'offerta. L'OPEC Plus sta continuando a mantenere determinati livelli di produzione e anche nel prossimo incontro, che ci sarà il 2 di febbraio, sostanzialmente si continuerà a mettere sul mercato un numero di barili in più pari a 400.000. Al netto di questo, ci sono però alcuni paesi che hanno difficoltà a mantenere questi livelli di produzione, quindi questo incide anche sul livello di offerta. E i tentativi di ritracciamento che ci sono stati sul petrolio dai livelli più alti da 7 anni sono anche frutto delle dichiarazioni della Federal Reserve, però il prezzo del petrolio continua a guardare la parte alta del grafico, si trova all'interno di quell'area, di quel rettangolo, di quel trading range che ha caratterizzato le oscillazioni tra il 2011 e il 2014. A mio avviso, la spinta al rialzo a dei livelli che diverse banche d'affari hanno preso in considerazione, i famosi 100 e più dollari al barile. Sì. Al momento io sarei ancora un attimino cauto, nel senso che attendiamo magari ancora, immagino il periodo della driving season, immagino quando usciremo in maniera completa da questa sorta di vita sospesa, quindi la ripresa dei voli, dei viaggi e quant'altro, quello potrà ulteriormente incidere positivamente sulla domanda e quindi sulla ulteriore crescita dei prezzi, senza dimenticare chiaramente di monitorare le questioni internazionali e chiaramente questo può influire sulle oscillazioni. Dal lato americano, i produttori di shale oil hanno chiaramente ripreso da tempo determinati ritmi, anche se siamo ancora lontani da determinati livelli, tuttavia sono fortemente più concentrati più che sui livelli di produzione, ma sul risanamento dei bilanci, che hanno subito dei contraccolpi durante il periodo della pandemia. I livelli di stoccaggio, al netto dell'ultima rilevazione da parte dell'Energy Information Administration, che ha messo in evidenza nell'ultima settimana un aumento pari a 2,4 milioni di barili, un aumento che si è riscontrato anche per quel che riguarda le scorte di benzina pari ad 1,3 milioni di barili. Al netto di questi dati, nel complesso si è registrato un ridimensionamento chiaramente delle scorte di settimana in settimana, anche nel sito, nel hub principale americano, quello ubicato a Cushing in Oklahoma, e questo chiaramente la dice lunga su un certo diciamo fermento che si sta creando sul mercato del greggio, quindi molta attenzione. È chiaro che punta verso l'alto. Questo l'avevamo capito. Allora, caro Giuseppe, invece punta verso il basso ancora l'oro. Guardiamo il grafico, perché altro argomento, abbiamo detto che avremmo parlato di tante cose.
Ti faccio questa domanda, ecco, guarda che esatto, un grafico interessante e la domanda è comparsa anche in sovrimpressione. Domanda molto provocatoria, c'è vita oltre i 1830 dollari l'oncia? Siamo a 1814 dollari l'oncia, ma insomma l'oro che aveva tentato di risalire, peraltro, insomma è una situazione abbastanza bizzarra perché c'è paura, c'è timore, gli investitori non sanno che pesci pigliare, però non pigliano l'oro, cioè che notoriamente è quello che si prende più volentieri, no? Il bene rifugio. A te. Certo. Prego. Beh, ma è chiaro che la precedente spinta verso l'alto dell'oro è anche frutto, figlia, a mio avviso, ci sono sempre i movimenti da osservare, quelli del decennale americano e quello del dollaro. È chiaro che di fronte a questo balletto che ormai sta caratterizzando le oscillazioni dell'oro, io invito, insomma, sempre a focalizzare l'attenzione su questi tre grafici. Abbiamo anche commentato spesso questa sorta di divorzio tra oro e inflazione, l'oro come se negli ultimi tempi avesse perso un po' questa veste di bene rifugio, ma è chiaro che la precedente performance dell'oro è anche frutto di un flusso in entrata rispetto agli ETF aventi come sottostante il gold. Basti pensare, Emanuela, che la scorsa settimana in una sola giornata si è calcolato un afflusso pari a circa 10 tonnellate, numeri che sostanzialmente non si vedevano dallo scorso mese di novembre. Quindi ci sono molteplici fattori che influenzano, scusate, le oscillazioni del gold. È chiaro che cioè, dinanzi cioè, secondo alcuni osservatori ed analisti, chiaramente l'aumento dei tassi influirà e chiaramente influirà sull'oro, e Sì. allo stesso tempo, anche perché ricordiamo che l'oro non paga interessi, e quindi questo aspetto rende meno appetibile il metallo giallo. Quindi Certo, molti certo. investitori guardano ad altri, Ai ad altri. rendimenti e quindi a quello che può arrivare, no? Certo. Successivamente, di conseguenza, ecco. Ma tu cosa prevedi, insomma, visto che abbiamo iniziato un anno un po' cioè, insomma, all'insegna dell'incertezza? Allora, io credo che, come sostanzialmente anche evidenziato nelle ultime settimane il World Gold Council, l'oro potrebbe, a mio avviso, affrontare dinamiche simili al 2021, in quanto le forze concorrenti supportano e riducono la sua performance. Chiaramente per le forze in campo sono le medesime, e sull'oro continuiamo sempre a monitorare a livello grafico il supporto in area 1760 dollari l'oncia. Un eventuale superamento di tale livello potrebbe spingere ancora verso il basso, verso l'altro supporto che abbiamo commentato in più occasioni, o chiaramente l'eventuale nuovo superamento dei 1830 dollari l'oncia può dar vita ad ulteriori fasi di acquisto. Pensiamo sempre, anche in questo caso, a fattori internazionali, la geopolitica, tensioni importanti che possono chiaramente fornire un'ulteriore spinta al metallo giallo. Stessa situazione, ma con contesti un po' differenti, perché è legata molto alla domanda industriale, la quotazione del silver, supporto in area 21,50-22 dollari l'oncia, la resistenza intorno ai 24,80-25, e chiaramente si può anche magari osservare una sorta di trend line ribassista, facendola partire graficamente direi dalla candela che si è configurata, sì, quella che si è configurata il 1º febbraio dello scorso anno in area 29 dollari. Quindi visualizziamo graficamente anche Ok, questi vediamo scenari. il grafico, grazie dalla regia, così almeno, ecco, dicevi la candela del... Dal 29, sì, 29, dal 1º febbraio più o meno, sì, si può tracciare una trend line, grafico giornaliero in area 29 dollari, sino più o meno ai livelli attuali. Quella potrebbe essere anche un'interessante, diciamo, configurazione grafica che potremmo andare a sostanzialmente a monitorare. Ok, Grafico giornaliero, e sì. chiaramente allargando il grafico si può sostanzialmente andare a visualizzare e a
tracciare questa sorta di questa trend line. Quindi assolutamente. Così okay. Come su altri metalli, Manuela. Ecco, per esempio, siamo in chiusura, ma dammi un flash. Rame importante, sì. Stesse dinamiche, il superamento di area sul rame di area 4, siamo sempre su un grafico giornaliero, il superamento di area 4,5 dollari per libra potrebbe ulteriormente generare altri spunti al rialzo che interessanti e potrebbe far veleggiare il prezzo in area 4,6-4,8. Al contrario, monitoriamo sempre l'area dei 4,1-4,2. In caso di superamento al ribasso, il rame potrebbe essere sostanzialmente rivisto intorno ai 3,9, 4,3,9. Questo quello potrebbe essere un livello interessante. Tuttavia, anche sul rame ci sono delle dinamiche molto importanti, anche dinamiche strettamente collegate a situazioni relative alle famose miniere estrattive ubicate lungo la cordigliera delle Ande, senza dimenticare problemi legati ad eventuali deficit di offerta in caso di tensioni, insomma. Quindi molteplici gli aspetti, come sempre, da considerare. Quindi i livelli anche sul rame sono quelli che ho appena preso in considerazione. Va bene. Attenzione, no, visto che poi appunto ci si chiedeva, no, l'impatto che potrebbe avere sui metalli, eccoci qui. In generale abbiamo fatto una bella panoramica non solo su quello. Grazie mille a Giuseppe Lauria, e buon lavoro, ne hai da fare vista la situazione. Ma prossima settimana sulle agricole, Manuela, grande interesse e grande fermento. Va bene, avrei voluto anche chiederti qualcosa oggi, ma abbiamo concentrato l'attenzione giustamente sull'attualità e quindi su ciò che ci interessa proprio nello stretto momento. A settimana prossima, grazie Giuseppe. Grazie, ciao a tutti. Ciao.